Allora, nel video di oggi andiamo a parlare del viralissimo fondotinta della Tirtir. La colorazione che io ho preso è il 17N Vaniglia. Io l'ho acquistato con i miei cash su YesStyle. Vi metto poi qua sotto il codice di riferimento e ho anche un codice sconto se volete. Allora, io ho acquistato la versione mini perché ho detto se poi non mi piace il colore me lo do in fronte, quindi preferisco prendere quella più piccolina. È un cushion, quindi ha il suo appunto il suo cushion, eccolo qui, e il prodotto si trova qua sotto. Lo andiamo ad aprire e eccolo qui. Andiamo a vedere. Allora, questo tipo di prodotti si va a prelevare e poi si va a scaricare l'eccesso su praticamente il coperchietto. Questo serve anche per andare a scaricare fondamentalmente il prodotto. Quindi lo andiamo a prendere e andiamo a vedere appunto che effetto fa sulla pelle. È molto, mi sembra molto liquido da questo punto di vista, però vediamo. Allora, va fatto tap tap sul viso, quindi non va steso. Andiamo a vedere. Io ho lo specchio qui. Ora, la colorazione è evidente che sia molto chiara rispetto al mio colore, però facendo tap tap, onestamente parlando, non è che mi piaccia particolarmente. Ora, è estremamente coprente, su questo non ci sono decisamente dubbi, però forse la mia pelle non è adatta a un fondotinta cushion. L'ho scaricato, quindi proviamo a vedere se magari andandolo a tirare riusciamo a alleggerirlo, perché in questo momento a me è decisamente troppo pesante. Ora, fermo restando che probabilmente la colorazione non è quella più adatta per la mia pelle, e mi va forse ad uniformare anche troppo. Allora, andandolo a tirare in realtà, quindi andando a ridurre la quantità di prodotto presente sul viso, non è malissimo. Ovvero, allora andiamo a zoomare un attimo. Come vedete, comunque si vede, cioè la grana della pelle io la continuo a vedere. Ora ce l'ho, perché la grana della pelle ce l'abbiamo, però è onestamente parlando un effetto che a me non piace, non piace per niente, mette molto in evidenza i pori. Quindi mi chiedo, andando a fare anche un ritocco, quindi un retouch del prodotto, come verrebbe? Ora, che sia coprente non ci sono dubbi, perché comunque la Cooper Rose me l'ha coperta, e forse magari prendendo un altro colore l'effetto sarebbe migliore, però onestamente parlando non mi piace. Forse è l'applicazione con il con la spugnetta che non mi piace, però in teoria sì, è quella che è presente nella confezione, dovrebbe essere il miglior applicatore possibile. Comunque, in ogni caso, cioè, fermo restando che non mi piace, da riconoscere c'è il fatto che con praticamente un tap solo, perché ho fatto forse un tap e mezzo, ho praticamente fatto tutta la faccia. Ora, e tra l'altro, no, non mi piace.
Guarda sul naso. Tutto nei pori. Ho fatto bene a prendere quello piccolo. Cioè non viene la stesura, io faccio tap tap. Non è comunque uniforme. Ah, bilancio. Fermo restando che è troppo chiaro per la mia pelle, quindi questo colore vaniglia è troppo chiaro per me, però non mi piace. Non mi piace perché? Perché comunque mi evidenzia la grana della pelle in maniera eccessiva, si vedono i pori come vi ho fatto vedere sul naso in maniera eccessiva per i miei gusti. È coprente, su questo non ci sono dubbi perché comunque è molto coprente, pur comunque essendo leggero, perché in ogni caso io non lo sento pesante sulla pelle. Quindi forse magari andando a provare una colorazione differente potrebbe piacermi di più, però sicuramente questa colorazione che ho preso, quindi la vaniglia, non mi piace, la 17N non mi piace. Quindi non mi sento di promuovere questo prodotto, ma per il semplice motivo che non mi piace il colore e non mi piace appunto l'effetto che fa sulla pelle, sulla mia pelle, fa una grana eccessivamente evidente. Lo ricomprerei, forse lo ricomprerei per provare una colorazione diversa, però onestamente parlando c'è di meglio. Detto questo, fatemi sapere se voi l'avete provato questo prodotto, perché comunque ne ho viste tante recensioni anche positive sui social, su TikTok, su Facebook, su Instagram. Ho visto tantissime interazioni positive da questo punto di vista e quindi vorrei avere anche un riscontro da parte vostra. Detto questo, vi saluto e vi lascio al prossimo video. Ciao!